Il gargoyle è una leggendaria creatura mitica francese, spesso rappresentata come una grottesca e spaventosa scultura in pietra. Il suo nome deriva dalla parola francese gargoyle, che significa gola. Il motivo è che in origine si pensava che i gargoyle avessero la capacità di inghiottire e distruggere gli spiriti maligni. I gargoyle sono nati come modo per deviare l'acqua piovana dai tetti degli edifici. I beccucci nelle loro bocche reindirizzavano l'acqua piovana lontano dai muri e dalle fondamenta degli edifici, prevenendo erosione e danni. I gargoyle divennero popolari anche come elementi decorativi e come modo per allontanare gli spiriti maligni e proteggere gli edifici da qualsiasi maleficio. Una leggenda francese narra che il primo gargoyle ebbe origine nella regione di Rouen. Si trattava di un tipico drago con ali da pipistrello, un lungo collo e la capacità di sputare fuoco, che tormentava le persone in campagna. Ma Saint-Romain, il vescovo di Rouen, sconfisse il drago noto come la gargouille. Dopo aver sottomesso con un crocifisso o con l'aiuto di un galeotto, il mostro fu interamente bruciato, lasciando solo la testa e il collo. La testa fu appesa al muro della chiesa appena costruita per spaventare gli spiriti maligni e per essere usata come protezione. Per commemorare San Romano e il suo aiutante, agli arcivescovi di Rouen fu concesso il diritto di liberare un prigioniero nel giorno dedicato al santo. Con il passare del tempo, il termine gargoyle è stato inteso come riferimento a tutti i tipi di sculture grottesche in pietra, indipendentemente dal fatto che avessero uno scopo pratico e specifico. I gargoyle si trovano in molte chiese e cattedrali medievali in tutta Europa e divennero un simbolo popolare dell'architettura gotica. Le cattedrali gotiche erano ornate da decine o addirittura centinaia di doccioni, sia all'interno che all'esterno. I gargoyle più famosi al mondo si trovano nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Oltre alla loro presenza in architettura, i gargoyle sono stati immortalati in letteratura dallo scrittore francese Victor Hugo nella sua opera Il Gobbo di Notre-Dame. In questo romanzo i gargoyle, pur essendo entità inanimate, sono gli unici compagni di Quasimodo, che vive nel campanile della cattedrale. Come Quasimodo, i gargoyle sono solitamente figure che incutono timore a causa del loro aspetto esteriore, ma dietro il loro aspetto grottesco si cela un'anima benevola. Questo è un classico esempio del non giudicare un libro dalla copertina.